Rossini TV, benvenuti a Urbino. Siamo all'interno dell'Oratorio San Giovanni, un gioiello dentro il gioiello di una città che è patrimonio dell'UNESCO. Siamo qui perché ci sarà la presentazione degli itinerari della bellezza, ma dedicati alle celebrazioni del Duca Federico da Montefeltro per i suoi 600 anni dalla nascita. Beh, che dire, seguiteci perché avremo tanti personaggi da intervistare e tante cose belle da mostrarvi. Siamo qui con Amerigo Varotti, direttore della Confcommercio Marche Nord, a cui chiediamo intanto un'impressione su questo luogo, perla dentro la perla della città, gioiello Urbino, capitale, una delle capitali del Rinascimento italiano. Siamo qui per gli itinerari della corte del Duca Federico. Sì, siamo qui nell'oratorio di San Giovanni e ringraziamo il priore Magnanelli della disponibilità di poter organizzare questa conferenza stampa in un luogo così straordinario, con questi dipinti dei fratelli Salimbeni, che sono una delle eccellenti proposte culturali, artistiche, turistiche di Urbino. L'itinerario che presentiamo è dalla corte del Duca Federico, è un omaggio a Federico da Montefeltro in occasione dei 600 anni della nascita, e vuole valorizzare personaggi che erano alla corte del Duca Federico. Quindi Giovanni Santi e padre di Raffaello e Francesco di Giorgio Martini, creando due itinerari legati alle opere che questi due personaggi hanno realizzato sul nostro territorio, sul territorio dell'itinerario della bellezza, quindi nei 16 comuni che fanno parte del nostro progetto. Quindi andiamo e portiamo i turisti a visitare le opere di Giovanni Santi a Cagli, a Urbino, a Fano e a Gradara, e le rocche che Francesco di Giorgio Martini ha realizzato sul territorio. È sempre più importante pubblicizzare questi luoghi, anche se sono rinomati e famosi, però rivelano sempre degli scorci inaspettati. Ma a parte il fatto che molti marchigiani e anche molti pesaresi probabilmente non sono mai entrati nell'oratorio di San Giovanni, quindi noi proponiamo tante iniziative e tanti luoghi che debbono essere scoperti o riscoperti, perché come diceva lei ogni località contiene poi delle eccellenze poco note che noi cerchiamo di valorizzare al meglio. Insieme al presidente di Confcommercio Marche Nord, Angelo Serra. Buongiorno presidente, intanto grazie per poter ammirare questo luogo magnifico all'interno della città di Urbino. Possiamo dire la bellezza al servizio del turismo? Certamente, noi con l'itinerario della bellezza abbiamo e facciamo scoprire tutti i giorni ai nostri turisti le bellezze del nostro territorio. Urbino, diciamo che è il fiore, no? È la cosa più bella che abbiamo, che dobbiamo mettere più in mostra, e i turisti oggi che hanno cambiato il sistema di far vacanza non è che stanno sempre al mare come una volta, vengono al mare, vogliono visitare, vogliono mangiare, vogliono fare una vacanza più completa. È l'itinerario della bellezza, è per questo che ha un grande successo. Un grande successo, possiamo dire, anche quello che è stato chiamato il turismo di prossimità, quindi anche i locali che possono riscoprire le bellezze del proprio territorio. Certo, le bellezze del territorio vengono proprio scoperte anche dai locali, perché certi locali una volta non si conoscevano ed oggi invece la gente sempre più li conosce, li scopre, e questo tornando a casa ne parlano con gli amici e quindi dà una divulgazione enorme a questo territorio. La Confcommercio è sempre più importante al fianco dell'arte, della cultura, della bellezza e quindi del turismo. Sì, direi che la Confcommercio
in questi anni di crisi, diciamo di Covid e adesso la guerra, che tutte le imprese del turismo stanno soffrendo, è stata proprio vicina in tutti i sensi, con sindacalmente, ma anche ha trovato questa via di fare rete per il turismo, di divulgare al più possibile il territorio e far conoscere le varie strutture in modo di superare la crisi meglio. La Concommercio è stato sempre al loro fianco. Siamo con Roberto Cioppi, assessore al turismo della città di Urbino. Assessore, è culla di Giovanni Santi, culla di Raffaello, culla di Federico da Montefeltro, una bella responsabilità per questa città. Ma indubbiamente Urbino è patrimonio dell'umanità per aver appunto ospitato queste grandi menti. In particolare celebriamo il Duca Federico, grande condottiero, grande diplomatico, ma grande mecenate. E penso sia soddisfatto del ricchissimo programma che hanno le celebrazioni. Le celebrazioni coinvolgono tre regioni, l'Umbria, la regione Marche, la regione Emilia-Romagna, veramente tanti eventi di grande qualità. Da poco è partita Urbino Crocevia delle Arti e la Galleria Nazionale, fra poco partirà Urbino Arte e Potere di Vittorio Sgarbi, ma non solo, grandi mostre, tanti eventi che vanno dal teatro, ma in particolare oggi si presentano con Commercio, che ringrazio veramente per l'incessante lavoro che sta facendo di promozione di Urbino e di tutto il territorio. Abbiamo presentato un itinerario collegato alle celebrazioni che coinvolge tutto il territorio. Tante sono le amministrazioni coinvolte nelle celebrazioni, in particolare delle aree interne. Questo ci fa molto piacere perché sono legate storicamente a Urbino, sono state arricchite dallo stesso Duca Federico con tante chiese, tanti palazzi, tante opere d'arte, e questo itinerario penso sia la modalità più efficace per promuovere il territorio, raccontarlo e comunicare i tanti luoghi di attività che abbiamo sia a Urbino ma in tutto il territorio delle aree interne. Diciamo che allora sembrerebbe un assioma banale, ma non lo è: l'arte è sempre più al servizio del turismo. Assolutamente sì, è un connubio inscindibile. Aggiungerei anche tutto il patrimonio immateriale che vanno dall'enogastronomia alle tradizioni e ai valori. Penso che il nostro territorio viva un momento storico, perché sicuramente c'è grande richiesta da parte della domanda turistica di luoghi d'arte, a cui è abbinato un territorio incontaminato, un territorio sicuro, ma un territorio che può raccontare tantissimo, può trasferire emozioni e quindi fare un'esperienza emozionante in un territorio è molto coinvolgente, e a loro volta diventano comunicatori dei nostri luoghi eccezionali. Un'ultima battuta, perché diciamo che per fare anche un'ottima comunicazione quest'anno sono importanti le risorse che sono state messe a disposizione. Sì, esatto, io ringrazio il ministro Garavaglia che ha assegnato ai siti UNESCO, Patrimonio dell'Umanità, ingenti risorse che riguardano la comunicazione, perché sicuramente abbiamo tanti luoghi d'arte, tanto patrimonio culturale e immateriale, ma dobbiamo comunicarlo bene, dobbiamo cercare di avere una comunicazione molto efficace, molto diffusa, ad alto livello. E proprio il 15 luglio consegneremo il nostro progetto. Sono molto soddisfatto per quello che proponiamo al Ministero. Sicuramente il Ministero sicuramente accetterà il progetto, perché è legato chiaramente a tutti i nuovi strumenti di comunicazione che sono i social, i siti web, ma tante altre iniziative che sicuramente promuovono la nostra città, il nostro territorio, promuoviamo non solo Urbino ma anche il territorio delle aree interne che sono coinvolte anche nelle celebrazioni, ed è una modalità secondo me molto efficace per portare tanti turisti nella nostra città e nel nostro territorio delle aree interne. Siamo qui con Roberta Pè, responsabile dei rapporti con le associazioni di Eracom. Una bella responsabilità, ma anche sicuramente un grande piacere collaborare con le celebrazioni del Duca Federico.
un sodalizio ormai la nostra relazione con la Confcommercio di Pesaro Urbino, questo per rafforzare quello che è già nel nostro DNA, la vicinanza ai cittadini, la vicinanza alle imprese, soprattutto in questo contesto laddove sempre di più è richiesto a realtà come il gruppo ERA di ricoprire un ruolo attivo per supportare l'evoluzione dei servizi ma anche per la qualità di vita dei territori in cui operiamo. Ecco che il rapporto con la Confcommercio anche in questo percorso di itinerari rappresenta per noi una bella occasione di dialogo col territorio, di vicinanza oltre ai nostri sportelli, ai nostri negozi, ai nostri collaboratori coi quali tutti i giorni si trovano a contatto con questo bellissimo territorio, ma diventa importante anche valorizzare quello che per noi fin dall'inizio è stato un riscoprire nella cultura, quello che rappresenta essere uno strumento di vicinanza, di dialogo, ma soprattutto di connessione. Ecco che oggi, dovendo accelerare quella che è la nostra relazione con l'ambiente, questo deve partire da tutti noi. È un impegno che ciascuno delle nostre famiglie, delle nostre imprese sempre di più si devono avvicinare a quelli che sono servizi sostenibili. Solo con la sostenibilità riusciremo in un qualche modo anche a rispettare quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030. Amici di Rossini TV, siamo appena usciti dalla presentazione degli itinerari dalla corte del Duca Federico a Urbino, anzi in realtà da un gioiello all'interno di Urbino, dall'oratorio San Giovanni, quella che è stata definita la Cappella Sistina delle Marche. Nessuna parola vale la visita e nell'osservare dal vero tutte le meraviglie che sono all'interno di questo piccolo oratorio. Che dire? Continuate a seguire tutti gli eventi di Rossini TV perché vi portiamo sempre le notizie più fresche, più belle, più interessanti di tutta la città e la provincia.